la poesia aiuta a tirar fuori qualcosa che si ha dentro e che non si riesce ad esprimere a parole, magari, non si riesce a dire. Quindi tu prendi un foglio di carta e ti metti a scrivere quello che provi veramente, che non riesci a esprimere, magari non riesci a dire davanti a persone o ad amiche o a parenti e roba varia. Quindi non è italiano, è un altro linguaggio. Sì. Nei momenti più bui nasce la poesia. Cioè nei momenti di morte, nei momenti di dolore, dove l'azione perde di significato, dove la persona non sa come reagire, perché un'azione non avrebbe senso, lì viene sostituita dalla parola. Bisognerebbe far sentire di più la parola, bisognerebbe far sentire di più la poesia. Si pensa che adesso non ci appartenga più la poesia, mentre secondo me adesso dovrebbe riprenderci in mano la poesia. Perché cosa ci dà a differenza della realtà? Ci dà la consapevolezza di quello che siamo e quello che possiamo, secondo me. Perché credo che adesso ci sia bisogno di risentirci tutti quanti umani, di risentirci nuovamente tutti una cosa sola. Di sentire che non siamo tutti diversi tra di noi, non c'è una guerra da fare tra di noi. Allora io credo che la poesia aiuti in primo luogo a mettere nero su bianco con estrema chiarezza l'interiorità di chiunque e penso che una persona non riesce a conoscere veramente se stessa fino in fondo finché non prova a esplorare il proprio animo e a mettere in versi, anche a scrivere però, a mettere in versi ciò che prova nella sua interiorità. Quando ti metti a scrivere hai un programma in mente, sai già quello che vorrei scrivere o le parole ti portano da qualche Ma assolutamente parte? No, la poesia viene da una riflessione personale, è così, è ciò che viene fuori in un momento particolare. E ciò che è importante, secondo me, è la spinta, è provare e che poi ciò si porterà a scrivere della poesia buona o non buona, chi può dirlo, questo è relativo. Il motivo che mi spinge a leggere o a scrivere poesie per me non è molto diverso da quello che mi spinge a contemplare un Caravaggio o a sentire una sonata di Beethoven oppure o anche a disegnare. Poi perché io comunque ritengo che la poesia non abbia un fine preciso che non sia il se stessa. E quali sono gli effetti, diciamo, della bellezza sugli altri o sulla società, secondo voi? Gli effetti della bellezza comunque può essere sia un, secondo me, sempre a un parere soggettivo, è una specie di ricerca, è una ricerca, una realizzazione, non lo so spiegare bene, come praticamente se l'animo cercasse qualcosa e nel momento in cui vede la bellezza, spesso praticamente se una persona osserva un bel quadro, ad esempio, si ritrova a volte talmente preso da quell'osservazione da alienarsi dal resto. È una specie di ricerca che poi ti conferisce pace, ti conferisce serenità. È una, può essere anche praticamente uno specchio sia sulla realtà circostante, sia su te stesso, sia sull'astratto. È come un innamoramento. È come un sentimento profondo. Comunque quando si prova un sentimento molto forte, questo ci riempie la giornata, questo ci soddisfa, questo, anche praticamente se il sentimento a volte è negativo, a volte comunque ci sta una specie di, come posso dire, c'è sempre, non riesco a spiegarlo a parole, ma perché sono proprio io che non... Secondo me la poesia è strettamente connessa alle emozioni. Chi scrive, scrive per condividere una sua emozione e chi legge, legge perché ricerca queste emozioni che magari non riesce a trovare, magari in un momento di sconforto o magari quando sente che ne ha bisogno, si accosta a una poesia. E forse è anche per questo che le poesie adesso sono un po' meno apprezzate nel giorno d'oggi, perché i giovani soprattutto ricercano emozioni nella musica, nei film, in qualcosa che ti dà delle emozioni un po' più immediate, ma non è come assaporare una poesia che tu ci devi riflettere per capirla bene, hai bisogno di leggerla magari dopo un altro po' di tempo per vedere in base a come la poesia cambia, pur rimanendo sempre la stessa, in base a quello che tu hai dentro. E questa invece è un'emozione poetica, che aggettivi può avere? In certa cosa di sua sconcertante, alcune poesie che abbiamo letto mi hanno dato veramente ansia, mi hanno portato un senso all'inizio veramente brutto, cioè sembrava, non le avevo apprezzate.
Sì, ne abbiamo lette alcune veramente inquietanti. Per esempio, ne abbiamo letta anche una sua, quella che parla della nave. Che c'ha. Io quando l'ho letta sono rimasta veramente inquietata, glielo dico. Ma poi. È una leggenda di pirati, ok? Mi sentivo anch'io là. Sì, mi sentivo veramente in mezzo alle onde, anch'io, una paura. Invece poi ho iniziato insomma a apprezzarla un po' di più, sto iniziando a cercare di capirla, perché non è appunto così immediata la poesia e noi giovani non siamo più abituati a pensare con la nostra testa, purtroppo, la poesia ci spinge a farlo.